sono Estella e sono contenta di riavere qua con me Sonia, la mia amica Sonia dal Ben e Ciao. per la nostra rubrica siamo ritornate Sonia, come l'abbiamo abbiamo... fatta, hai visto? <ride> Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Per la nostra rubrica è eh, Formamentis, la psicologia eh, cognitiva, giusto? Ricordiamo esatto. che Sonia tu sei proprio dottoressa. Eh, sì. Sono psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale. Sì, esatto. Lascio a te magari eh, rintrodurre il concetto, visto che, comunque, magari qualcuno si è appena collegato non ha, ancora, non ha visto la nostra eh, prima, puntata. prima puntata. Anche perché è passato un po' effettivamente dalla prima puntata. Cosa vuol dire? Allora, eh, la, vabbè, la, diciamo, facciamo intanto la distinzione. Diciamo che eh, lo psicologo è eh, laureato in psicologia, ovviamente si differenzia dallo psichiatra in quanto lo psichiatra invece è un medico, quindi è un laureato in medicina che si è specializzato in psichiatria. E, e dopo io sono anche psicoterapeuta. La psicoterapia è un'ulteriore specializzazione che si prende dopo la laurea, che dura a seconda dell'indirizzo 4 o 5 anni di specializzazione. E lo può fare anche uno psichiatra, può essere anche uno psichiatra, anche psicoterapeuta, ok? È la stessa identica cosa, ok? Cambia solo il titolo che abbiamo prima della, della specializzazione. E, um, la psicoterapia cognitiva è, è diciamo, una psicotera la psicoterapia di nuova generazione, sostanzialmente, che è l'unica che ha una. Una, diciamo, una base ad evidenza scientifica dimostrata, ok? Infatti viene usata anche negli ospedali per fare gruppi terapeutici e in tutti i centri di cura, diciamo, ufficiali o in, o in moltissimi centri di cura ufficiali. E il concetto è quello che ehm, noi quando noi proviamo un'emozione, ok? Qualunque essa sia, questa emozione deriva da ciò che noi stiamo pensando in quel momento, cioè è quello che stiamo pensando in quel momento che ci porta a provare una o l'altra emozione e che quindi di conseguenza condizionerà il nostro comportamento. Ok? Questo è il concetto di eh, terapia cognitivo-cognitivo comportamentale era la prima forma di terapia cognitiva che poi è diventata terapia cognitivo-comportamentale e adesso è, diciamo, quella più moderna è la terapia cognitiva. Ecco, però di fatto più o meno sono abbastanza simili, sono due concetti un pochino, insomma, che vanno di pari passo, ecco diciamo così. Salutiamo Stefano, ciao Stefano, ciao Stefano. <ride> Grazie sì. di essere con noi Stefano. E Stefano, come sempre, so che tu sei un, un ragazzo pieno di domande, quindi è un mio collega Stefano, tra l'altro. Ah, eh. okay. ok. Magari c'è la possibilità anche di, di, di collaborare perché Stefano ha una Certo, volentieri. Radio. volentieri, volentieri. Stefano puoi scrivere sotto la tua spiegazione, io poi la leggo a Sonia. Allora, quest'oggi abbiamo deciso di, di trattare un argomento che secondo me è molto attuale, vero Sonia? Sì. Noi oggi vogliamo affrontare proprio la tematica degli attacchi di panico. Cosa vuol dire esatto. avere una? panico sogna. allora eh, l'attacco di panico è diciamo una delle, eh, dei disturbi psicologici più frequenti ok che si hanno diciamo nell'età moderna okay. è veramente veramente molto molto frequente tutti nella vita almeno una volta abbiamo provato un attacco di panico ok eh, in situazioni più disparate, diciamo, magari improvvisamente succede qualcosa di inaspettato, ci viene un forte attacco, un forte momento di ansia. Ok, il problema però diventa tra virgolette patologico quando non è un solo momento di panico isolato, ma quando questo disturbo avviene con una certa frequenza per un periodo di almeno sei mesi. Ok. E, mh, ci sono dei fattori predisponenti che sono vabbè, una familiarità diciamo, ai, mh, ai problemi di ansia okay, o ai disturbi d'ansia, diciamo che noi generalmente, ognuno di noi ha un geneticamente, come noi siamo predisposti ad avere determinate malattie fisiche, siamo anche predisposti ad avere determinate tendenze psicologiche, non per forza patologiche, ok? e quindi c'è chi è più predisposto per esempio ad essere depresso, chi è più predisposto ad essere ansioso eccetera eccetera, quindi c'è una predisposizione che ha una base genetica, ok? E poi c'è una parte dovuta all'ambiente, quindi ambientale, che dipende da quello che ci succede intorno e da come anche veniamo cresciuti ed educati e quindi poi queste tendenze diventano più o meno eh, diciamo esplicite a seconda appunto anche del contesto che abbiamo intorno, ok? E, allora, l'attacco di panico cos'è fondamentalmente? L'ho già detto brevemente. È un attacco, cioè, diciamo, un momento di ansia molto, molto intensa. Okay? In cui la persona si spaventa moltissimo perché ha una serie di reazioni fisiche e fisiologiche davvero, davvero intense. E, per esempio, attacchi, un attacco di cardia molto forte, una sudorazione molto intensa, eh, la sensazione di essere un po' staccato dalla realtà, un po' distaccato, di vivere come in un film. Ok, sono, dopo le spiegherò nel dettaglio queste sensazioni, però sono sensazioni davvero spiacevoli per la persona che le prova la prima volta, soprattutto e che spaventano moltissimo. E tantissime persone, al prim la prima volta che gli succede questo, pensano di avere una malattia grave: pensano, Oddio, oh sto per fare un infarto, sto per fare un ictus, sto per impazzire, ed è il motivo per cui questo problema diventa ehm, veramente molto invalidante per la persona che. Diciamo che ce l'ha, ecco, sostanzialmente. E, diciamo che nel, nella vita ci sono due, dei momenti particolari in cui la persona può essere più predisposta ad avere eh, gli attacchi di panico. E che sono, cioè, diciamo, sono dei momenti in cui ci si sente più fragili, okay? per, che però dipende da varie, da, da varie situazioni. Una, per esempio, abbastanza tipica è dopo un lutto. Per lutto si intende non solo la perdita fisica di una persona, ma anche la rottura, la rottura di un rapporto sentimentale importante, che può essere non solo con un partner, ma anche con un caro amico, una cara amica, per esempio. Um, un lutto può essere anche la perdita di un posto di lavoro, ok? E un trasloco, un trasferimento, ok, perché mi stacco da, da qualcosa che, eh, a cui sono legata e faccio un grosso cambiamento. Quindi questa rottura porta poi a ehm, sentirsi un pochino come se ci mancasse la terra sotto i piedi, un pochino più fragili, fino a cominciare a sviluppare questo tipo poter, non per forza, poter essere predisposti a sviluppare questo tipo di, di problematica. Un altro fattore predisponente può essere anche l'aumento di responsabilità ad esempio una promozione lavorativa per esempio paradossalmente uno dice oh che bello vengo promosso però l'essere promossi lavorativamente comporta può comportare anche un aumento enorme di responsabilità sulle proprie spalle che quindi ci fa sentire più fragili, ci fa venire la paura di sbagliare e di temere che possa succedere chissà che cosa se facciamo un errore, se poi de delle persone dipendono da noi. Eh, un altro esempio tipico può essere anche una gravidanza, sia che sia desiderata sia che non sia desiderata, okay? perché comunque cambia un po' tutta la nostra eh, visione della realtà, il mondo intorno a noi comincia a cambiare e quindi ci rende un pochino più sensibili, più fragili e quindi iniziamo a ehm, solitamente far caso a dei sintomi fisici. Che avevamo anche prima, ma che, prima sentendoci più forti, molto spesso non ci facevamo caso. E okay? Questa è è la quello, è, quello è, è proprio il fatto di in quel momento lì essere un pochino più deboli. E come mai al alcuni sti sì, e altri invece non, non soffrono di queste cose, Questo È una questione di carattere? Come ti dicevo prima, dipende un po' dal eh, patrimonio genetico che noi abbiamo, quindi una tendenza innata in noi, come può essere quella di avere mal di schiena piuttosto che il raffreddore, ok? C'è sì. anche quella di avere l'ansia piuttosto che la depressione, ok? E anche poi, però, dei, del, diciamo, del modo in cui involontariamente siamo stati cresciuti e siamo stati educati, ok? Ci sono degli stili educativi magari che tendono a mettere un pochino più, eh, diciamo, il, la campana di vetro sopra i figli, ok? E quindi dove senza volerlo il genitore condiziona il figlio, gli fa credere di essere spesso in pericolo, gli manda dei messaggi in cui gli dice fai attenzione, fai, mi raccomando, eh, si raccomanda molto spesso, a volte troppo, ok? E quindi questo può essere un fattore predisponente. Eh, Premetto, dico anche che il genitore, poi nessuno nasce genitore, il genitore fa il meglio che può con i mezzi che ha e quindi ovviamente a volte tentando di fare il meglio per il proprio figlio senza volerlo capita di creare un condizionamento, ok? Che è assolutamente ehm, in buona fede, ecco, non è che un genitore vuole fare del male al proprio certo. figlio, ci mancherebbe. Okay però allora, volontariamente... Ania leggo, scusami sì. se ti interrompo, no, no, ma leggo no, il crebbe. commento di Stefano, perché io a Stefano ce l'ho molto a cuore, uh -huh. è un mio carissimo amico, così almeno eh, lui è un ragazzo con disabilità motoria ed in carrozzina uh -huh. dalla nascita, sono giornalista pubblicista ad onore, grande ste questo, ah, <ride> che bello, la, la, ve, dal 2020 appunto. Nel eh, 2013 invece mi sono aperto per hobby la sua radio, che tra l'altro poi dopo... Te la scrivo e così puoi andarla a sentire secondo Volentieri. me potresti potresti entrare in contatto Stefano la puoi invitare nelle, nelle tue trasmissioni perché so che anche tu eh, tocchi queste tematiche eh, poi alla fine Volentieri. nella Volentieri. sua web radio personale che conduco e gestisce da solo e confermo eh, bravo, molto Quindi... bravo, complimenti una cosa che volevo sapere, Sonia, è quando uno ha un attacco di panico, poi come lo deve gestire in quel momento? Cioè, io, se in questo momento, per esempio, mi viene l'ansia, io cosa devo fare in questo momento? Devo stare allora, calma? Devo... Allora, intanto eh, parto col dire che bisogna, intanto, che, che, di, se a uno viene una volta sola, ripeto, fa parte della normalità, ok? E. Ci si calma abbastanza velocemente da sole. Il problema è quando poi questi attacchi di panico sono frequenti. In quel caso lì, la cosa insenziale da fare intanto è rivolgersi il prima possibile a uno specialista. Perché il problema dell'attacco di panico è che se io non lo tratto subito, poi diventa un automatismo, ok? E quindi senza volerlo. Ehm, Diventa com, come una cosa che mi viene automatica di fronte a determinati eventi e non, e non riesco più a bloccare il suo, il suo nascere, sostanzialmente. Ecco, adesso provo a spiegare un po' eh, come avvengono e mh, quello che bisogna, poi, quello che poi in psicoterapia si insegna, ma anche quello che una persona da casa può provare a fare nel momento in cui ha un attacco di panico, ok? Allora. Ehm, L'attacco di panico sostanzialmente è un momento di ansia molto intensa, dicevamo. No? L'ansia di per sé non è un qualcosa di pericoloso, perché l'ansia è un'emozione okay, che fa parte della nostra vita, non possiamo vivere senza l'ansia, anche perché l'ansia è una di quelle emozioni che viene definita fondamentali, cioè che è parte integrante del nostro DNA, nel senso noi nasciamo. E già sappiamo provare alcune emozioni, che sono cinque in particolare, cioè l'ansia, la tristezza, la gioia, la rabbia e il disgusto. Okay? Senza queste emozioni noi non potremmo sopravvivere. Il motivo per cui le abbiamo già improntate nel nostro DNA è perché ci servono fin da appena che usciamo dalla pancia della mamma. Banalmente, piangendo, un bambino appena nato piange in un modo diverso a seconda di quello che sta provando, proprio per comunicare alla mamma e dire «Mamma, mi sento così, mi, mi aiuti? Mi dai una mano?» Ecco, e, quindi cosa succede? E noi immaginiamo eh, l'uomo delle caverne, no? Ancora migliaia di anni sì. fa. La prima volta che è uscito dalla caverna si è trovato di fronte a una di quelle tigri con eh, le fauci, i dentoni, no? Se l'uomo delle caverne non avesse avuto paura di fronte alla tigre con le fauci e fosse andato là e a carezzare i fauci ciao micio, per dire, no? Sì. Cosa sarebbe successo? Che la tigre l'avrebbe sbranato e noi ci saremmo estinti milioni di anni, migliaia di anni fa. Ok? L'uomo delle caverne ha percepito che la tigre poteva essere una fonte di pericolo. E quindi cosa ha fatto? Ha, ha, il suo corpo gli ha fatto provare paura. Il suo, e La sua reazione è stata quella del mettersi in fuga il più velocemente possibile, grazie alla paura, ok? Rifugiarsi nella grotta. E mettersi in salvo e così siamo sopravvissuti cioè l'uomo è evoluto fino ad arrivare al 2021 dove siamo oggi ok questo per dire che è un'emozione che ci permette di metterci in salvo dai pericoli non, quindi non può essere pericolosa e questo è già un concetto molto importante ok che differenza c'è però tra la paura e l'ansia la paura è quella che noi abbiamo di fronte ad un pericolo reale esempio la tigre che vuole sbranarci ok sì. e oppure che ne so il ladro che vuole portarci via la borsetta ok invece l'ansia è un qualcosa che non abbiamo solo durante il pericolo reale ma anche per una preoccupazione di qualcosa che ci potrebbe succedere ma che magari non succederà mai tipo ehm, oddio che paura fra una settimana devo fare l'esame dell'università, non sono molto preparata. Speriamo che vada tutto bene. Ma ho un'ansia terribile a pensare che probabilmente può essere che quel giorno lì non riuscirò a spiaccicare parola da tanto che sono agitata. Ok, sì. questa è l'ansia dovuta al fatto che non c'è ancora non il pericolo reale, non è nessuno che mi sta sbranando, che mi vuole portare via la borsa, ma di fatto. Sto è un già... pensiero, Sonia, è una cosa che vi costruisco io poi. Esattamente, esattamente. È una preoccupazione che io diciamo comincio a elaborare nella mia testa un pensiero di pericolo, ok? Perché io penso di essere in pericolo in qualche modo, e quindi metto in atto una serie di reazioni fisiche che sono le stesse che metto in atto di fronte al pericolo reale, ok? Certo, allora Stefano ci eh, chiede che lui soffre di ansia da, da prestazione, qualche rimedio, ma nel senso, ma in quale ambito Ste? Immagino prima di cominciare una, una trasmissione, quello che intendi così almeno capiamo bene, oppure sì. in generale poi alla fine perché secondo me ci sono tante ansie di prestazione, no Sonia? Ansie certo, tantissime forme di ansia da prestazione. E mh, finisco un secondo il discorso del panico e dopo magari sì. rispondiamo a Stefano così anche più chiaro per lui come si manifesta, ok? E quindi è anche quello uno dei motivi che spaventa, perché l'ansia, come dicevo, quando arriva ha delle manifestazioni fisiche molto forti, che vanno dalla tachicardia molto intensa, quindi il cuore che batte molto velocemente, l'iperventilazione, quindi un respiro molto affannoso o molto superficiale, protratto nel tempo, e sudorazione, o caldo, sudo, mi vengono le vampate di calore, ho una sensazione di non respirare bene, come se avessi qualcosa che mi stringe alla gola, in realtà non è assolutamente nulla di tutto ciò, cioè perché i muscoli sono in tensione, di conseguenza anche la nostra gola, le, diciamo la, la zona qui, del, della, della trachea dove ci sono dei muscoli che si contraggono e quindi mi dà la sensazione di avere il nodo in gola okay? oppure il famoso il famoso nodo allo stomaco è la stessa cosa anche lì perché c'è una muscolatura che si contrae e di conseguenza ehm, mi sento bloccata poi dopo c'è anche un altro discorso che Ah, questi sono i sintomi diciamo, più, che si, si sentono più frequentemente, però ce ne sono anche altri, per esempio, appunto, le, la nausea o la sensazione di non riuscire a mangiare. Perché quando io comincio ad avere paura, cosa succede? Che il mio, nel mio cervello si attiva un organulo che si chiama amigdala, che è un piccolo organulo molto primitivo che appena io inizio a provare paura che sia perché sono preoccupata per qualcosa che deve, dove, deve succedere o magari non succederà nemmeno però io com comincio a preoccuparmene o perché sono, cioè, ho un pericolo reale davanti a me questo organulo comincia ad attivarsi attivando si mette in moto una serie di reazioni fisiologiche tra cui libera adrenalina ah, quando okay. si libera l'adrenalina l'adrenalina mette in moto queste reazioni di cui ho parlato brevemente prima che mi danno tutte queste sensazioni che però non sono piacevoli. Qual è lo scopo dell'adrenalina? Lo scopo mette il mio corpo nella condizione di scappare il più velocemente possibile da un potenziale pericolo, ok? Quindi sì. se io eh, ho, una, ho la tachicardia, okay, il mio cuore riesce a pompare il sangue più velocemente per riuscire a permettermi di correre e scappare via più velocemente la stessa cosa l'iperventilazione iperventilando il mio, il mio sangue ha più energia io riesco a correre e scappare di più di quanto farei se non fossi in uno stato d'ansia e di tensione e quindi corro più velocemente il gruppo allo stomaco mi viene il gruppo allo stomaco perché se eh, il mio sangue deve defluire verso le gambe e le braccia per permettermi di correre se io in quel momento lì sto digerendo la digestione si ferma e quindi ho questa sensazione di, di blocco allo stomaco, di pesantezza, di nausea anche a volte. C'è anche il famoso detto, se l'è fatta addosso dalla paura, no? Ah, è, vero, è okay. vero. In realtà capita di avere anche sensazione di dover andare in bagno a fare pipì o pupù, okay? perché ehm, noi siamo degli animali, come gli animali, noi siamo animali anche noi, come gli animali, se io devo scappare da un pericolo devo essere il più leggera possibile. Quindi se io ho lo stomaco o l'intestino pieno la vescica piena, pesano. E quindi ho la sensazione di dover andare in bagno per liberarmi e correre più velocemente. Ok? Oh, ok. Ecco okay. perché a ci me, sono a me eh, sì, è già capitato. Quindi ho sempre pensato a un fattore di energie, sai, ho sempre mm -hmm. detto che comunque la, la pancia è un po' il... Un po' un contenitore di energie, no? Positive sì. e negative. Ho sempre pensato appunto che uh -huh. come primo organo è quello che viene colpito, se vuoi, essendo è un po come, il come, del mondo. Esatto, come dicevo, praticamente e tu, la, la, la funzione del, dello scappare è condizionata anche uh -huh. da come stai tu e quindi anche se c'è un peso all'interno del tuo corpo, gli animali letteralmente quando vengono inseguiti se la fanno proprio addosso per liberarsi. Ok, e mh, anche quando i bambini se la fanno addosso per la paura è un termine, mh, diciamo che si usa quasi scherzando, però in realtà capita, soprattutto nelle, durante un attacco di panico, è molto difficile perché di solito succede di fronte a un pericolo reale, una catastrofe o a eventi straordinari, tipo che ne so, una, io sono in terremoto improvviso, sono in casa e mi prendo una paura terribile, quando proprio c'è un evento. Davvero, davvero reale. Sì, Però magari ci volte... arriviamo dopo, anche con esatto. fatto della la pandemia esatto. Eh, sì, volevo trattare infatti, anche questo. Con infatti, te. infatti, quindi, tu, diciamo, tutte queste sensazioni, come dicevo, sono molto intense, possono fare molta paura. E qui nascono alcuni pensieri che fanno le persone che hanno il panico, che vengono definiti catastrofici. Cioè, la persona inizia a pensare, oddio, muoio. Oddio, mi verrà un infarto! Il cuore mi batte talmente forte che adesso mi verrà un infarto e mi sentirò male. Ok, sì. e, oppure farò un ictus perché mi sento talmente la testa confusa che in realtà anche questo è un effetto dell'ansia per il fatto della maggiore quantità di ossigeno che arriva anche al cervello e da questo senso di stordimento. Ok, sì. quando io di fronte il pericolo reale, non faccio caso a tutti questi sintomi perché sono concentrata a mettermi in salvo dal pericolo e a guardare tutto quello che sta succedendo davanti a me, che ne so, il micro movimento che fa il ladro per capire se devo andare a destra e a sinistra per salvarmi. Non faccio caso al fatto che mi gira la testa, che ho il cuore che batte forte, che sto tremando, perché ho altro a cui pensare. Magari ci faccio caso appena finito l'evento, perché nel mentre che mi sto rilassando ancora questi sintomi per un po' vanno avanti, ma non mi spavento perché ho perfettamente chiaro il motivo per cui mi sto sentendo in quel modo. Cosa che invece, quando ho un attacco di panico, mi sfugge, dico: Ma perché sto così male? Non, non, non ho niente che mi, de de mi debba far sentire così. In realtà, c'è perché, se io nella mia testa sto pensando che sto per morire, sto per avere un infarto, per avere un ictus o qual qualsiasi altra cosa, è chiaro che quindi equivale al pensiero terribile di pericolo. E quindi il mio corpo mette in moto delle reazioni per cercare di farmi correre, ma io non posso scappare da un pensiero. E infatti, volevo chiedere a te. Eh, in quel caso lì, io poi la cosa come la gestisco, ma come si cura anche a questo punto? Allora, come si cura, chiaramente è un discorso molto molto lungo e bisogna fare la psicoterapia. Però per dirlo brevemente, il discorso è, cioè, il fulcro del discorso della cura, è proprio questo: si impara che quei sintomi non sono pericolosi. Si impara ah. ad accettare che io, quando ho qualcosa che mi fa paura e che mi crea eh, un un po' di tensione o un, un'ansia un particolare, avrò quei sintomi, sono assolutamente normali, ma non sono in alcun modo fonte di pericolo. E quindi imparerò piano piano a tollerarli, a viverli come normali. Una volta che io li vivo come normali, non, non mi attiverò più e penserò, oddio, perché mi sento così? Oddio, sto male, oddio, magari svengo, muoio, cose di questo tipo non lo penserò più perché chiaramente penso, capirò che sono normali e di conseguenza piano piano il panico non mi verrà più. È una questione di apprendere e cambiare il pensiero che mi scatta in testa nel momento in cui io sento quelle sensazioni lì. Cambio il pensiero, cambia l'emozione. Finché io continuo a pensare "Oddio, è terribile, adesso ci succederà una cosa che non riuscirò a gestire, che non riuscirò a controllare", ansia fortissima. Se io invece cambio il pensiero e penso che eh, questa sensazione che sto sentendo è assolutamente normale perché sto, ho, questa cosa qua mi fa un po' di paura, ovviamente l'emozione non si attiverà più così tanto, io riuscirò a controllarla. Poi ci sono anche delle tecniche, tipo una delle tecniche di respirazione, di rilassamento, altre cose che, che aiutano. Ma il fulcro della terapia è questo, l'imparare che quello che sto sentendo non è pericoloso e che vabbè, ci vuole un po' di tempo per impararlo, ma non tantissimo tempo. Se l'attacco di panico, se una persona arriva che ha solo un attacco di panico ed è cominciato da poco e quindi non ci sono già tutti gli, diciamo, gli automatismi e gli evitamenti tipici, perché poi una persona comincia ad evitare un sacco di cose pur di non avere l'attacco di panico. Magari gli è venuto l'attacco di panico per dire al bar la prima volta, inizia a non andare al bar perché dice magari mi torna, poi dal bar si allarga al ristorante. Capito, dal ristorante si allarga a ogni volta che devo vedere gente e continua a ridurre le sue attività per la paura che l'attacco di panico si ripresenti. Quindi si isola poi alla fine. Esatto, si isola e a volte proprio non esce più di casa in certi casi. Arrivano addirittura le persone a non uscire più di casa per la paura che possa ricapitare, perché Io veramente. Fa paura. Sonia, mi, eh, Immagino a questo punto, sai, Sonia, che mi collegherei alla domanda di, di Stefano, perché sì, probabilmente c'è certo. un collegamento. Uh... Certo. Allora, l'ansia è, eh, è sempre ansia, indipendentemente dalla causa che la, che la origina, se è per la prestazione, se è per. Eh, eh, non so la, la, la preoccupazione che possa succedere qualcosa domani o dopodomani se per una fobia specifica chi ha paura degli insetti per esempio chi ha paura dei, dei cani ha, cioè le fobie specifiche sono tantissime ok non sto qua a delencarle tutte lui ha scritto sempre, specialmente prima di eventi e o interviste quindi è una questione è un'ansia proprio... da prestazione certo ma l'ansia da prestazione è sicura come tutte le altre forme d'ansia cioè intanto Rinforzando la sicurezza in se stessi riguardo alla gestione dell'evento, quindi quello che do dovrò riuscire a gestire, okay? e eh, imparando poi magari delle tecniche di rilassamento per eh, tranquillizzarmi qualche minuto prima di dover cominciare a fare la, 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 mia, la mia prestazione. Ecco, però, ovviamente va cambiato il pensiero anche lì riguardo alla prestazione. Okay. Anche al fatto di molto spesso tutti noi temiamo che se facciamo un errore sarà la fine del mondo. Oddio, se sbaglio, cosa succede? Ok, invece, in realtà è, è certo, è, è normalissimo. Nel 99% dei casi, se anche sbagli, non è che la gente cambia idea su di te, perché hai fatto un errore o ti sei mangiata le parole, o cioè, eh, di solito le persone hanno una visione un po' globale. Del, de, di quello che stanno guardando e sentendo, non si basano su un solo elemento per dare, per dare un giudizio. E quindi eh, c'è anche questo, che spesso tendiamo a diciamo, ingigantire un singolo fattore e lo temiamo immensamente, quando poi in realtà eh, dobbiamo cercare anche di normalizzarlo un po', perché nessuno è perfetto, tutti sbagliamo. Quanto può davvero incidere questo errore poi alla fine, quanto sarà importante questo errore fra una settimana, un mese. Anche questo, no? in realtà, molto spesso non è così importante come ci sembra in quel momento lì. Quindi è tutta una questione di imparare a ragionare in modo diverso, sostanzialmente. E questo si impara in terapia, chiaramente. È, certo. Questo è quello che uh, appunto consiglia Stefano di fare. Quindi cominciare a cambiare un po' il, il a pensiero. A cambiare il pensiero riguardo a, a, a cos'è cos la cosa pe peggiore che vi può capitare in diretta. E, farsi, e darsi la risposta e poi dirsi: Ma questa cosa qua è davvero così terribile come mi sembra adesso di, 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 di vederla in questo momento? Oppure, se anche dovesse capitare, in qualche modo la gestisco, eh, sicuramente la gente non cambierà canale perché ho detto questa cosa, ho sbagliato a dire un nome? No? Non, non ci si ferma a un solo elemento per valutare una persona o una diretta, no? Non ci si ferma all'errore, ci si, cioè, si guarda la totalità. Ok, e quindi però ovviamente quando noi siamo molto concentrate su una cosa e ci teniamo molto, più ci teniamo e più abbiamo paura di sbagliare, questo vale per la diretta, vale per un esame okay, universitario, piuttosto che, che al liceo, un'interrogazione, in, cioè in tutti questi ambiti in cui c'è una prestazione da parte nostra e dopo bisogna anche lavorare, ma questo si fa in terapia, sull'autostima. Okay, sulle nostre risorse, sul capire quali sono le cose che riusciamo a fare, quali dobbiamo migliorare, quali dobbiamo ehm, rinforzare e questo ci permette poi di sentirci più sicuri e quindi di avere meno paura. Quindi si lavora su entrambe le cose, no? sia sul rinforzo dell'autostima che sul cominciare a vedere in modo diverso e più razionale l'evento che ho davanti. Sonia, un, una cosa che volevo affrontare con te. Dimmi. Abbiamo anticipato un attimo fa, è proprio uh -huh. il momento che stiamo vivendo adesso questo periodo di, di pandemia, di pandemia sì. che a, a tante persone ha causato proprio attacchi di ansia, di panico. Sì. Cosa dobbiamo fare? Cioè, come dobbiamo comportarci? Allora, eh, le cause del che la pandemia, cioè, oddio scusate. Il, il, eh, I motivi per cui la pandemia può causare ansia sono veramente tante, ok? E quindi dipende un po' anche dal, mh, dalla paura che alla persona viene in testa. Per esempio, una persona può avere paura di eh, ammalarsi e non poter ricevere aiuto in modo, velo in modo veloce, eh, di non eh, di, di perdere l'abitudine a stare con la gente, ok? E quindi poi di, magari una persona già timida no, si trova un po' all'inizio, magari bene nel momento di, in cui ci si chiude perché non deve affrontare gli altri, ma più si sta soli e poi, dopo riaffrontare le altre persone diventa fonte di ansia. Quindi si metterà a pensare: Oddio, poi quando dovrò riuscire ancora con i miei amici la sera, come farò? Per esempio? Oppure un'altra persona che ha paura della solitudine, del rimanere sola, del non avere contatti con nessuno. Quindi eh, la paura può essere veramente legata a tantissimi fattori attorno alla pandemia. Ogni motivo ha una sua possibile soluzione, ok? Cercando mh, sempre di provare a vedere Io un consiglio che do spesso anche ai miei pazienti, in generale è questo. Se fosse eh, il tuo migliore amico, la tua migliore amica che ti, che ti parla della paura che tu hai e che mi stai riferendo in questo momento. Tu che però non hai questa paura, ma ce l'ha la tua amica o il tuo amico, cosa gli consiglieresti di fare? No? Questo è un piccolo trucchetto che se anche uno non è psicoterapeuta, non è psicologo, però noi quando siamo staccati dal problema, che non siamo noi dentro il problema, riusciamo ad essere obiettivi. Cosa che non riusciamo mai a fare con noi stessi perché ci siamo dentro. Tutti noi con noi stessi siamo sempre troppo severi. Tendiamo sempre a pensare troppo male di noi, cioè di non avere risorse per, far, per riuscire a fare le cose, a vedere il pericolo o le situazioni di difficoltà più grandi di quello che sono. Ok? A, tendiamo un po' a ingigantire tutto quello che sta intorno ad un, ad un potenziale pericolo, quello che io ritengo tale. E quindi un consiglio che io do spesso è in modo proprio naif, quindi da quello che proprio sono le nostre conoscenze. Cosa direi al mio amico o alla mia migliore amica che mi viene a dire: Guarda, ho una paura terribile, che una volta che finita la pandemia, non riuscirò più a eh, parlare con le persone come prima, perché già sono timida. Io cosa gli direi? No? Questo modo qui di affrontare tutte le difficoltà che ci vengono in testa aiuta a essere obiettivi e a non crearsi dei castelli enormi di fronte a cose che poi in realtà piano piano insieme si riesce ad affrontare, anche chiedendo aiuto, perché poi molte volte se le paure sono tante si chiede aiuto, noi professionisti siamo qua per quello. Quindi se una persona è avvolta da mille dubbi, viene da noi e noi cerchiamo di in qualche modo dargli una mano. La cosa importante però è per tutti pensare che comunque questa situazione per fortuna sta finendo. Cioè adesso stiamo vedendo piano piano la luce in fondo al tunnel. È vero che per carità è ancora lunga, che i vaccini ancora non, non, non sono tantissimi e quindi dovremmo perlomeno aspettare maggio-giugno per dire... Siamo fuori, possiamo respirare, ma insomma, abbiamo davanti tre mesi. Abbiamo avuto dietro un anno. Quindi il peggio è passato. Cerchiamo anche di farci coraggio pensando a questo: non sarà per sempre. Abbiamo ancora qualche mese e poi da questa cosa ne usciremo. Hai avuto. Un aumento di casi legati alla, alla pandemia? Allora, legati alla pandemia, nella prima parte del, diciamo, nel primo lockdown, semplicemente mh, legato a quelle persone che già per qualche motivo avevano problemi, ehm, per esempio, di, di ipocondria, cioè persone che hanno molto paura delle malattie, eccetera, che quindi chiaramente con una pandemia all'inizio dove poi si sapeva veramente molto poco del, del covid, eh, hanno avuto molta paura e quindi eh, sono state parecchio male. O persone che, questo anche adesso nel secondo lockdown, sono già per eh, la loro situazione familiare, sono già abbastanza sole, quindi che non hanno molti contatti, eccetera. Per queste persone poi eh, spesso arrivano momenti di depressione perché chiaramente stanno sempre da soli, prima o poi... Eh, capita di andare giù di morale, ok? Però sono già persone che di solito hanno già diciamo dei precedenti, ok? E abbiamo cominciato a notare invece anche eh, l'arrivo di persone che sane, tra virgolette, che quindi non hanno mai avuto problemi, soprattutto nella seconda ondata. Perché cioè nella secondo lockdown, scusatemi, da da ottobre eh, in avanti perché i ragazzi, un po' che non possono più uscire, non possono più avere la vita di prima, e quindi, comunque, questo per uno, due, tre, quattro mesi pazienza, quando comincia a essere quasi un anno, non si, va, si va molto meno a scuola, si sta molto meno a contatto con gli amici. Tutto questo provoca anche delle situazioni di isolamento sociale, che soprattutto per i ragazzi e i giovani, che dove la socialità è importantissima, diventano delle problematiche di un certo rilievo. Ecco, e quindi le abbiamo soprattutto visti. Eh, più recentemente in questi mesi le persone sane che hanno cominciato tra virgolette a scompensare perché la situazione sta diventando pesante insomma quindi eh, un'altra cosa sì. che vole... eh, immagino un'altra cosa che volevo chiederti ecco quando uno ha questo genere di, di sintomi no? Però, uh -huh. per esempio io metti in questo momento un attacco di, di panico di ansia però sì. poi mi dico ma no ma non voglio andare dal cioè ehm, come posso dirti un di non rimandare ecco di... allora eh, non so come le... spiegarmi Sonia nel senso che tanti magari dicono ma no ma non c'è bisogno e così via però no. come dicevi vorrei proprio spronarti a, a sì, insomma come, come dicevo, a far sì che le, le persone chiedano aiuto ecco perché è importante è questo. importantissimo perché come dicevo più una persona aspetta e più queste credenze tipo di morire, di impazzire, di soffocare per le sensazioni brutte che si hanno in quel momento, diventano sempre più forti, diventano sempre più reali. Io mi convinco sempre di più che c'è veramente qualcosa di grave che mi sta succedendo. E dentro in questi circoli viziosi dove poi alla fine faccio veramente fatica ad uscirne. Invece se l'attacco di panico è preso subito e c'è solo l'attacco di panico, con 7, 8, 9 sedute una persona sta, gli passa. Okay? Quindi non è che servano anni di terapia. Si parla di due o tre mesi, non di più. Ovviamente, poi bisogna mh, pensare che a volte l'attacco di panico è la punta dell'iceberg di altri problemi. Allora, lì poi è chiaro che probabilmente il processo è anche più lungo, però comunque, ben venga perché ti porta poi anche a scoprire altro e a affrontare anche altro che magari è sotto e che era lì latente e che poi a un certo punto viene fuori, no? quindi comunque ben venga. È importantissimo perché più si aspetta e più succede quello che ho detto prima, l'evitamento, comincio ad evitare sempre più cose e veramente mi limito la vita fino al punto che non esco nemmeno più di casa quindi, e poi divento anche depresso perché oltre all'ansia… Poi a un certo punto, quando comincio a limitare le mie attività, comincio, la mia autostima comincia a scendere perché comincio a pensare: ecco, vedi, non sono più capace di fare questo, non sono più capace di fare quello, sono diventato un fallito, non riesco più a fare le cose di prima, non sarò più quello di prima, e questi pensieri fanno venire angoscia, ok? E quindi a lungo andare anche il tono dell'umore scende. Quindi poi È mi dovrò una anche della pena. Esatto, esatto, mi dovrò preoccupare anche della depressione oltre all'ansia. Quindi se si può evitare, direi che è decisamente meglio, no? Quindi prima arrivo e per sfatare un mito, come dicevo, è un disturbo diffusissimo l'attacco di panico, veramente è una, una, eh, il disturbo più diffuso attualmente che praticamente quasi tutti proviamo, a, anche a livello di disturbo proprio, ha un'incidenza molto molto elevata, ok? E, per dire, io stessa ho avuto gli attacchi di panico. Quando eh, anni fa avevo cominciato la mia, il mio percorso di studi in psicoterapia, anch'io ho avuto gli attacchi di panico. Nel momento in cui ho iniziato a mettermi in proprio a lavorare da sola con le responsabilità, ho avuto degli attacchi di panico, ma ne sono uscita non perché faccio la psicoterapeuta, ma perché sapevo come si lavorava. Avevo il mio psicoterapeuta che mi ha aiutato e mi ha guidato. È passato veramente poco nel mio caso perché sapevo già le basi, okay? ma per dire che non bisogna vergognarsi perché è una cosa che può colpire tutti, non è un segnale di debolezza. Okay? Ecco, brava, è questo che volevo, volevo farti dire. Non è questo. un segnale di debolezza, assolutamente. È solo che noi, ci, ci sono persone che reagiscono con l'ansia, altre che reagiscono con la tristezza, altre che reagiscono ancora con altri tipi di reazioni, per esempio, sbalzi d'umore non so, autolesionismo, cioè le modalità sono veramente tante, è solo una delle tante strade che una persona quando ha una problematica mette in atto per farci fronte. Ecco, e quindi non c'è nulla di cui vergognarsi, è come dire che uno ha la tendenza ad avere l'artrosi, l'altro ha la tendenza ad avere l'ulcera. Me ne posso fare una colpa? Yeah. No, solo che quando si tratta di un disturbo psicologico, ancora i pregiudizi sono tanti. È una malattia, tra virgolette. Non è colpa della persona sì. e non è neanche una mancanza di forza. È proprio che quel punto lì è il tuo punto debole e quel punto debole a volte eh, si fa sentire che può essere da, eh, sia fisico che psicologico, esatto. E, e si può trasformare in qualcosa di di, di cioè in un, in, un, in un punto forte. Immagino assolutamente. Cioè, Probabilmente nel... le persone che escono almeno pesa esatto. eh, no? è come se... una persona che praticamente si fa male ad un ginocchio esatto si fa male ad un ginocchio no e fa la fisioterapia con la fisioterapia poi il ginocchio smette di far male è vero che magari se il ginocchio si è rotto anche dopo anni di fisioterapia quando cambia il tempo un pochino lo sentirò ma non cadrò più per terra il ginocchio mi tiene su adesso la siamo stessa cosa forti succede. esattamente no, Bravissima, la stessa cosa succede anche per l'ansia o per qualsiasi disturbo psicologico. Una volta che io imparo che il mio punto debole è quello, non mi viene più così forte, lo so gestire e a volte, cioè molto spesso, non si, non si ripresenta nemmeno più, a meno che proprio in situazioni veramente di stress, che metterebbero a dura prova chiunque, nel senso anche chi non ha mai avuto problematiche. Cioè, mi insegna proprio a eh, gestirlo e a non esserne più in balia, qualsiasi esso sia. Bellissimo, Sonia, sono proprio contenta di aver affrontato con te questo tema, anzi ti dico la verità, mi premeva proprio perché uh -huh. è una cosa davvero attuale e secondo me quello che è stato detto in questa puntata può tornare utile a tantissime persone, ripetiamo, è meglio farsi aiutare. Vero. Subito, sì, Subito. Assolutamente sì, assolutamente sì questo è il sì. messaggio che vorrei far passare insomma eh, che non un altro, bisogna un vergognarsi bravissima, un altro messaggio importante è non, non pensate che prendete il farmaco e vi passa perché il farmaco è utile se abbinato alla psicoterapia nel senso che il farmaco è come se io ho il ginocchio rotto e prendo la eh, il dafalgan mi passa Bravo. il dolore per un po' ma il ginocchio resta rotto è lo stesso discorso. Deve La terapia migliore... qua, vero? bravissima. La terapia migliore è quella abbinata, psicologica e fisica Quindi. Sonia. Io ti ringrazio. Grazie eh, a te. grazie È stato per... veramente per me molto interessante. Mi fa eh, molto piacere. E tra l'altro, ripeto, se qualcuno ha. O comunque, altre domande? domande eh, certo. eh, ricordiamo che qua sotto c'è una chat, lasciate i commenti, noi li leggiamo. Eh, ovviamente, Poi, io quando riesco ti ri rispondo, magari te li, te li, ti rispondo anche via non so via email o comunque troviamo un'altra occasione un'altra un intervista tra virgolette in cui magari rispondere proprio alle domande Sonia. Esatto, esatto. in cui rispondere al magari proprio alle domande sì assolutamente al prossimo appuntamento quindi se avete un argomento dei suggerimenti scrivete e noi tratteremo con molto piacere anzi ci quindi. proviamo perlomeno poi <ride> Ti ringrazio, ti grazie auguro un buon pomeriggio Altri e tanto. un bacione. Alla prossima ci puntata. ci vediamo presto. Grazie mille. Baci, Baci ciao. rock. Ciao ciao. ciao. ciao, grazie. Ciao, ciao grazie a te.